Ciao, mi chiamo Walter Ego e sono il vero protagonista di questa serie. Spedirò la mia replica in carne e ossa, Davide, in giro per rii, torrenti e fiumi del nostro paese, seguendolo con consigli, suggerimenti e anche con qualche rimprovero. Riuscirà a prendere qualcosa? Speriamo, mi fa sempre dannare. In quest'ultimo episodio ho chiesto a Davide dove volesse andare e lui ha scelto ancora Feltre, il tratto no-kill del Colmeda da dove si era fermato ieri a risalire. Questa volta però lo lascerò pescare in pace per vedere quanti progressi ha fatto. Ed ora sigla! Vediamo che succede. Quando ero bambino, mia madre mi comprò in un negozio di giocattoli la mia prima canna da pesca. Era una canna di bambù con un galleggiante, un pezzo di filo e un amo. Oggi, quello stesso piacere nel pescare lo ritrovo nella tenkara, la più semplice tecnica di pesca con le esche artificiali. Bentornati a Piacere Tenkara, il nostro modo di vivere il fiume. Questa è la seconda parte di questa avventura sul torrente Colmeda nel centro di Feltre. Un'avventura iniziata con qualche dubbio, visto che il primo punto a cui sono arrivato era un rigagnolo d'acqua molto simile a un piccolo scolo, diciamo, di paese. E invece dopo si è rivelato veramente una manna. Trote che scappavano dappertutto, qualcuna è rimasta impigliata nella mia imitazione e sono riuscito a fare un bel risultato. Alla fine me ne sono andato contento e soddisfatto. Oggi tenterò di battere un record. Riuscire a prendere un pesce più grande di quelli di ieri. Voi dite che ce vuole, ce vuole. Venite qua voi e lo facciamo. Adesso ci provo io. Poi ci venite voi. Con calma, però non spingete. Allora, vedete come sono riuscito a afferrarla? Ho iniziato a cercare riparo sotto le piante. Allora, qui questa la mettiamo un bel tamo. Ecco qua. Ah, sotto le piante ci stanno, non so quanto spazio in centimetri, però si vede il nero, quindi loro si nascondono là il giorno. Qualcuno esce fuori timidamente, magari perché ha fame, fortunatamente direi, e poi viene catturata. Però appena ha cercato rifugio, lo ha cercato lì sotto. Il pesce roccia è molto in voga da queste parti. Non si riproduce mai, ma stranamente è pieno. E ogni volta che si viene sembra che ce ne siano di più.
Il pesce roccia vive sul fondo e attacca qualsiasi esca che passi nelle sue vicinanze.
Bella trota, non grande, però posso essere soddisfatto. L'ho presa con una Gebari diversa perché quella di prima, dorata, era completamente distrutta. E questa ha dato i suoi frutti. Si è attaccata molto bene, eccola qua. E questa è la trotella, che mi saluta nel tratto quasi finale del no kill di Feltre. La lascio andare. Se ne vanno via sempre di corsa, ma che io ho fatto? Oh. È stato tutto un tutt'uno, ho detto mazza che grossa quella, l'ho presa, l'ho persa. Questa è bella, questa è bella, è bella e cattiva, è bella e cattiva. Guardate come cerca di infilarsi sotto le piante. Bella bella questa, bella bella. Il tip è molto lungo e questo purtroppo mi dà un recupero più difficoltoso. Ora devo stare attento a fare bene la frizione con le mani. Piano. Non la devo spaventare, rilascio subito. Molto lento. Ah, lì! Ah, molto molto bene. Ah, cerchiamo un punto dove l'acqua è alta in modo che non soffra. Ah,
e la posso tenere dentro. Quando la stagione di pesca si conclude, è bene avere cura di tutta la nostra attrezzatura. Avete pulito bene le canne dentro e fuori? Avete pulito i vostri stivali? Avete teso le line e poi rimesse nelle bobine per bene? Bravissimi! E le kebari? Cosa ne avete fatto? Sì, quelle kebari dentro la scatoletta tutte mangiucchiate, bagnate, rovinate dalle alghette, che avete preso distrattamente, tolto dal filo e messe dentro la scatoletta. Quelle che fine hanno fatto? Ora vi mostro un metodo semplice per dargli nuova vita. Guardiamo. Mettiamo a bollire un po' d'acqua in una pentola. Prendiamo le nostre kebari con le piume tutte incollate e segnate dall'uso. Poche per volta, diciamo una decina, e le mettiamo in un colino. Le agitiamo un pochino per separarle meglio una dall'altra. Posizioniamo il colino appena sopra la pentola, in modo che il vapore inondi le kebari e sciolga i grassi che tengono le piume incollate. Agitiamo ancora il colino per far sì che il vapore raggiunga ogni parte di ogni singola kebari. Facciamo questi movimenti per circa un minuto. Ecco il risultato. Molte kebari sono rinate, alcune faranno un'altra sauna e in caso fossero tutte troppo umide le asciugheremo con della carta assorbente prima di rimetterle nella scatoletta. L'ho vista che... Porca miseria! Ehi, troppa enfasi! L'ho vista che praticamente sgobbava fuori dall'acqua. Ah. Ripeto, filo lungo è buono per non farsi vedere, ma per i recuperi è tosto. L'ho vista, dicevo, che sgobbava fuori dall'acqua. E quindi mi sono un attimo fermato e ho lanciato proprio dove aveva bollato. Eccola qua. Ah, bella trota. Anche questa, bella trota. È bellissima, guardate, ormai mi ripeto, però quando trovi questi esemplari, guardate,
che pinne. Veramente una bella trota e soprattutto in salute. Avete visto questa bella trota e adesso l'abbiamo lasciata al fiume perché noi rilasciamo tutto, siamo ambientalisti convinti. Non è vero, siamo solamente degli incapaci a tenere delle trote. Scusate se non l'avete vista abbastanza bene. Che devo fa? Che devo fa? Sono senza senso queste trote, ragazzi. Cioè, tu pensi che in una buca ci sia una trota grande, quindi quella è la sua buca, quello è il suo tratto, e invece ce ne sta un'altra dentro. Belle, di una bellezza fantastica. No kill di feltre, segnatevelo perché è fantastico. È un posto veramente dove ci si diverte. Ah, questa è la libero. Andiamo. Se riesco a non farmi mordere. La libero subito. Guardate quanto è bella. È veramente fantastica. Ciao Chicca. Una cosa brutta di questo fiume, anzi, per essere più precisi, delle sue trote, è che non riesco a tenere una kebari sana. Questa è la seconda che mi fanno fuori. È incredibile. Tre mangiate per una e la kebari non c'è più. Alberi no, trote fameliche. Ci sono momenti nella vita di un uomo in cui non sai che fare. Questo è uno. Non è una trota. Ok. Quanti di voi stanno pensando che ho incagliato? Bene, l'ho pensato anch'io. Poi si muoveva, quindi era un ramo. Godetevi questi attimi perché secondo me stucca. Rompe e se ne va. Lascio lavorare la canna. E ora tutto di frizione di mano, è il momento più pericoloso. Continuo a dire, accontentatevi di vederla così, perché questo pezzo racchiude la fine di due stagioni di Piacere d'Ancara, sia che rimanga che vada via.
Ecco, eccola qua! Che bella trota! Maschio, Fario, enorme! Butto la canna, non serve più. Ah, vi faccio vedere per ora solo la testa, se può essere utile. Cioè, ragazzi, ho girato una marea di fiumi, da quelli più belli alpini a quelli appenninici con le buche profonde, ma una cosa del genere presa in un buco d'acqua. Qua chiudo tutto. Ragazzi, io vi ho voluto bene, questa è la mia trota, questa è quella che ho cercato per 16 puntate. È bellissima, è bellissima. Vieni, se no qua va a finire veramente piango. Vabbè. Ci sta, è il capolavoro. Non gli fa le coccole. Veloce come il vento. Me vorrei sdraiare, ma è pieno d'ortiche. Ciao! La puntata volge al termine. E fortunatamente, Walter Ego questa volta... Davide! Ecco. Davide! Sapevo che doveva dire qualcosa, avevo già preparato la scatoletta. Andiamo a capire. Che c'è? Ciao! Ho fatto tutto per bene, ho preso un trotone enorme, due trotoni. Volevo solo farti i complimenti! Sei stato bravissimo! Ah sì? Sì! Grazie! Seguendo ogni consiglio, mi hai dato un grande aiuto per spiegare meglio questa tecnica. Devo dire che anche tu mi sei stato molto d'aiuto in questi tempi. Non c'è nulla da fare, io e te siamo una grande squadra. Ma non starai mica piangendo? No, non sto piangendo, è che mi è andata una bruschetta nell'occhio. Dai, non fare così. Sono sicuro che ci ritroveremo. Ah, va bene. Il fiume divide solo le sponde, ma unisce i cuori. A presto. A presto, allora. Ciao. Ciao. Mi mancherai. Anche tu. Ciao. Che carino. Io poi per ste cose c'ho la lacrima facile, c'ho. Scusate. Però quello che nasconde sono dei veri mostri. Trotoni da 40-45 kg. Sì. E che c'hai? Balenotteri?